primo tempo tra All Blacks e Inter Napoli, semifinale dello Skull Cup e Leo Vittorini. 5-3 il risultato. Siamo qui con Michele Carginale. Avete fatto un ottimo primo tempo, siete stati forse anche avvantaggiati dal fatto che si sia infortunato un loro giocatore. Sì, infatti abbiamo fatto un sacco di gol quando si è infortunato Gabbanelli, quindi stiamo giocando una in più. Abbiamo preso un paio di gol per due errori stupidi, perché uno è una punizione che pensavamo si dovesse ripetere. Vabbè, comunque stiamo giocando bene, vediamo di sfruttare il fattore uomo in più e di vincere. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Primo tempo tra Inter Napoli e All Blacks, 5-3 risultato degli All Blacks. Siamo qui con Simone Calignano. Allora, un primo tempo buono per voi, anche se avete giocato con uno in meno, state perdendo i due reti. Le due impressioni? Per sfortuna c'è stato l'infortunio di Gabbanelli e mo stiamo giocando in 5, stiamo cercando di fare il possibile per almeno, cioè, per fare il meglio. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. È terminata la partita tra Inter Napoli e All Blacks, semifinale della Skull Cup e Leo Vittorini. Risultato di 8-6 per gli All Blacks, che vincono questa partita, anche se l'Inter Napoli, ricordiamo, giocava in 5 dopo pochi minuti per l'infortunio di Gabbanelli. Abbiamo qui due migliori in campo, Arenga migliore in campo per gli All Blacks e Tammaro capitano è migliore in campo in assoluto dell'Inter Napoli nonostante la sconfitta. Iniziamo da Raffaele. Allora, Raffaele, avete fatto comunque un'ottima partita, anche se ricordiamo gli avversari hanno giocato in 5 dal primo minuto, anche se stavate già in vantaggio di due reti, però poi sono addirittura riusciti a pareggiare del 5-5, poi però siete riusciti a portare a casa il risultato. Abbiamo sfruttato molto il loro svantaggio numerico, poi è comunque una bella squadra, gioca palla a terra, abbiamo visto anche primo scontro vinsero loro e comunque noi giocando palla a terra, un bel gioco corale, siamo riusciti a spuntare. Quali sono le tue impressioni su questi All Blacks? In finale affronterete l'Atletico di Gangi, partita che durante la regular season avete perso. Sì. Però sicuramente abbiamo perso perché comunque mancavano degli elementi più importanti. L'Atletico di Gangi è una buona squadra, come si è visto. Però ci impegneremo al massimo per... Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la tua prestazione? Dedico alla mia fidanzata che non sta tanto bene adesso. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per la finale. Eccoci qui con Tammaro, abbiamo medaglia migliore in campo. Buono sconto al nostro sponsor, la Termica Car, per la pizzeria. Allora Anthony, malumore che avete perso la partita più importante forse. Ricordiamo, nessuna sconfitta per voi finora. E anche oggi in 5 siete andati vicino a vincerla. Quali sono le tue impressioni sulla partita? Rammarico, tanto lo vediamo un po' nero in viso. No, essendo stato pure io per loro. Allora, non devo dire niente. Sappiamo di essere più forti di loro, perché se contro 6 abbiamo vinto. Ma secondo te c'è qualcosa che comunque sarebbe dovuto andare diversamente, tralasciando l'infortunio di Gabbanelli? No, abbiamo giocato bene, infatti abbiamo pure pareggiato, poi dopo la stanchezza. Vabbè, onore a voi che in 5 avete fatto 8-6 e ve la siete giocata fino all'ultimo secondo mettendoli in difficoltà. Comunque abbiamo, hanno segnato veramente gli ultimi 5 minuti e siete andati... Ci avevate creduto alla fine, che sembrava quasi possibile. Vabbè, sembra un requiem, ragazzi, può capitare un infortunio. Capita. Comunque qui, dedicare a qualcuno la medaglia, appunto, anche se l'ultima partita di giocherete. No, la tengo per me. Vabbè. Aspetta, possiamo incontrare un altro ragazzo infortunato in questo... Sì, da ciao da Stefano. Grazie. Ha costretto Brancaccio a giocare avanti. Va bene, un saluto bene, ragazzi. Mille, ci vediamo. Ciao ragazzi.